felicità. Odissi è originaria della regione dell'Orissa. L'Orissa è una regione a nord-est dell'India. Abbiamo testimonianze di questa danza che risalgono agli inizi di quest'era cristiana. Infatti troviamo sculture che rappresentano pose di questa danza all'esterno dei muri dei templi dell'Orissa. Il più famoso è il Tempio di Konarka, che è stato costruito nel XIII secolo. In quest'epoca la danza Odissi aveva raggiunto il suo culmine. Abbiamo testimonianze di danzatrici sacre che venivano offerte ai templi perché ballassero in onore del Dio.
Il dio protettore di questa danza è il dio Jagannath. Il tempio del dio Jagannath si trova a Puri, la città sacra dell'Orissa. Col tempo la danza stava per scomparire, dovuto soprattutto alle invasioni musulmane e marate e inglesi. Per ragioni sociali e morali, le danzatrici sacre come categoria erano esposte a pericoli e quindi la categoria stava per venire meno e insieme alla categoria delle danzatrici sacre anche la tradizione della danza stava per scomparire. Un'altra tradizione che ha mantenuto viva questa danza è quella dei Gotipua. Gotipua erano ragazzi giovani fino all'età di 13-14 anni che vestiti da donne potevano ballare questa danza all'esterno dei templi senza incorrere negli stessi rischi che una donna poteva incorrere. E quindi attraverso la tradizione dei Gotipua questa danza ha potuto arrivare fino a noi. Infatti è dai Gotipua che i maestri attuali, che sono gli artefici della rinascita di questo stile, provengono. La rinascita prese luogo verso gli anni 50, dopo che l'India ottenne l'indipendenza. Ora, il repertorio che voi vedete inizia con il Mangala Charan, che ho appena terminato. Nel Mangala Charan, prima, ho offerto i fiori alla Madre Terra, in quello che si chiama Bhumi Pranam. Questo lo si fa perché in questo modo chiediamo scusa alla terra perché stiamo per calpestarla per tutto il corso dello spettacolo. Poi ho offerto una preghiera al dio Ganesh, il dio dalla testa di elefante, perché mi elargisse conoscenza. Come ultimo ho terminato con il Trikandi Pranam. Le mani congiunte sopra la testa erano il saluto agli dèi, davanti al viso al mio maestro e davanti al petto al pubblico. Il repertorio continua con un brano che si chiama Battu. Battu è il primo brano che viene insegnato agli allievi quando il loro corpo acerbo e immaturo deve essere introdotto all'interno dello stile della danza. Nel Battu, infatti, troviamo tutte le pose fondamentali della danza Odissi e soprattutto le due pose principali. Il Tribhangi, che significa triplice flessione, dove il capo, il busto e le gambe hanno una triplice flessione, da cui il nome Tribhangi, e il Chowka, che significa squadrato, quadrangolare. Sulla base del Tribhangi e del Chowka, in innumerevoli variazioni, i brani di pura danza o nritta vengono formati. Ora, nel Battu non troviamo solo il Tribhangi e il Chowka, ma altre pose che prendono il nome dalle azioni che si vogliono convenire. Queste le stesse pose le si possono trovare all'esterno dei muri dei templi in Orissa. Per esempio, il brano inizia con introducendo i musicisti che accompagnano la danza. Questa posa si chiama Mardala perché significa una donna che è suonatrice di tamburo. Il tamburo è mimato dalle due mani messe in questa posizione. Un'altra posa è la Vina, e questa significa la donna che accompagna con uno strumento a corde. Un'altra posa è Venu. Venu è il flauto, un altro strumento di accompagnamento. E ancora c'è Manjira. Manjira
sono degli strumenti di metallo, dei cembaletti di metallo, che fanno parte dell'accompagnamento musicale. Altre pose che esistono in questo brano sono per esempio quella di Alassa, dove la donna, congiungendo le mani sopra la testa, dà l'idea di languore mentre aspetta l'amante. Oppure un'altra pose ancora, Darpana. Darpana è il nome dello specchio entro cui la donna si guarda per porre gli ultimi ritocchi al proprio make-up. E così via. Le caratteristiche fondamentali di un brano di danza pura o nritta sono che non c'è un significato specifico da trasmettere al pubblico, ma il brano si costruisce intorno a un puro virtuosismo estetico, in consonanza con il tamburo e l'accompagnamento melodico. Ora vi farò vedere l'inizio del battù, in cui appunto questi strumenti vengono introdotti al pubblico. Del battù. Il terzo brano di un repertorio è una pallavi. Pallavi significa elaborazione, fioritura, e si riferisce sia all'accompagnamento ritmico e melodico che alla composizione coreografica. Ora, la pallavi appartiene di nuovo alla categoria di pura danza o nrutta, in cui c'è solo, come dicevo, un virtuosismo tecnico e estetico da trasmettere. E la pallavi si avvale di tutte le posizioni dei piedi, le flessioni del corpo e i movimenti delle mani per creare delle pose belle, esteticamente apprezzabili, che messe insieme sono come dei fiori che formano una ghirlanda. Ora, la pallavi prende il nome dal raga che la accompagna. La pallavi che vi presenterò è in raga kiruani e in un tempo di 6 matra.
Pallavi in Raga Kirwani. Tinna tenna gtinni ta. Tatta tenna gtinni ta. Tinna tenna gtinni ta. Tatta tenna gtinni ta. Kiti tak deita tinna, tenni tak deita ta. Kiti tak deita tinna, tenni tak deita ta. Tatta tenna gtinni ta. Tatta tenna gtinni ta. Da da ten na gta, da gta ten na gta, da da ten na gta, da da ten na gta, da da ten, gta ten, da gta ten, da ten, da gta ten na gta ten, da gta ten na gta. Kiti tak dey da ten na, deni tak dey da ta. Kiti tak dey da ten na, deni tak dey da ta. Deni tak dey, deni tak dey, deni tak dey da ta. Deni tak dey, deni tak dey, deni tak dey da ta. Dinner, 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 d
Tinta tenna ke tinni ta. Tatta tenna ke tinni ta. Tinta tenna ke tinni ta. Tatta tenna ke tinni ta. Tinta tenna ke 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 ta. Tari jeena, 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 tari Take it.
Coppola Pallavi, quello che presentiamo, è un brano chiamato Abhinaya. Abhinaya appartiene alla categoria Nritya, che significa che abbiamo un significato da trasmettere. Il significato sono le parole di una canzone, di una lirica, o in lingua Orya, che è il dialetto originale dell'Orissa, o in lingua sanscrita. La letteratura dell'Orissa si è sviluppata molto in onore del dio Krishna ed è infatti uno dei temi fondamentali delle liriche scelte nella danza. Il poema sanscrito più usato nelle composizioni coreografiche è il Gita Govinda del poeta Jayadev del XII secolo. Ora, la tecnica con cui un Abhinaya viene composto è in questi termini. Il cantante canta un numero concordato di volte, ripete un numero concordato di volte il verso della canzone e la ballerina la prima volta trasmette parola per parola il significato del verso attraverso i gesti delle mani e delle espressioni facciali. E le volte successive, ha la libertà di ampliare la situazione, il significato stretto del verso, creando un contesto. Questo noi lo chiamiamo sanchari, ed è qui che l'abilità e la creatività sia del coreografo che della ballerina hanno ampio spazio per mostrarsi. Ora vorrei fare un esempio, da una canzone del Gita Govinda prenderò soltanto una linea, un verso, e questo verso è Nibruta Nikunja Gruham Gatam Ya Nisi. Nibruta Nikunja, Nibruta significa solitario, Nikunja significa un boschetto, un assembramento di alberi. Gruham significa abitazione, Gataya significa sono andata, Nisi significa di notte. Ora, la prima volta che mostrerò questo verso sarà dimostrando parola per parola quello che la canzone significa. Nibruta, silenzioso, recondito, dove non c'è nessuno. Nikunja, un boschetto. Gruham, qualcosa di coperto, un'abitazione. Gataya, sono andata di notte. Ora Radha, l'amante di Krishna, in questa canzone sta chiedendo a Sakhi, l'amica sua, di andare e portarle il dio Krishna, perché arde dal desiderio di unirsi con lui. Ora il verso che ho scelto, l'ho scelto per illustrarvi come il significato letterale può essere ampliato. Letteralmente il verso dice che di notte è andata a incontrare Krishna in questo boschetto solitario, ma come è uscita di casa, come ha attraversato il bosco, come c'è arrivata e che cosa ha trovato là, queste sono tutte situazioni che possono essere ampliate. E nella versione che vi farò vedere si vedrà come, mentre Radha sta uscendo, si accorge che la madre e il padre dormono e ha paura di non poter andare a unirsi con Krishna. Però poi, avvicinandosi a loro, sente che il loro respiro è profondo e capisce che sono profondamente addormentati. Allora sceglie un sari e piano esce, quando si accorge che i campanelli che porta alle caviglie potrebbero dare rumore, e allora li rimuove. Nel bosco, finalmente, quando poi riesce ad uscire
dalla porta e sta per andare nel sentiero, a un certo punto vede una persona e si nasconde dietro i rami. Proseguendo il cammino, le sembra di vedere un serpente che attraversa la strada. E ancora nel correre, il sari rimane impigliato tra i rami. Queste sono tutte situazioni che io mostrerò con i gesti delle mani, che si chiamano mudra, e con le espressioni del viso. Alla fine, quando arriverà, troverà Krishna ad aspettarla e dirà di essersi stupita e anche un po' intimorita nel vedere tutte queste, questo bellissimo posto che lui ha preparato per lei. E lì ci sarà il racconto di come faranno l'amore. Ora io vi mostrerò soltanto questo verso per farvi vedere come usiamo questo stai, che è il significato di base, più il sanchari, cioè l'amplificazione. Rupani Unga Bruhanga Taya Nishi Nirupani Unga Thank you.
Chiamato Moksha. Moksha significa liberazione e si riferisce al fatto che la danzatrice, dopo aver ballato per tutto il tempo dello spettacolo e considerando la danza come un'offerta al Dio, come era in effetti originariamente, quando la danzatrice sacra ballava solo per il Dio all'interno del Tempio, dopo aver terminato questa danza e averla offerta al Dio, termina con un atto di resa e di silenzio interiore. Da qui il termine di moksha, o liberazione. Take it, 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 take it
La danza Chao è originaria dal distretto di Mayurbhanj, che è un distretto del nord dell'Orissa. Alla parola Chao vengono attribuite differenti significati. Uno dei più comuni è che la parola derivi dal termine Chauni, che significa campo militare, attendamento militare. Da qui si deduce la derivazione marziale di questa danza. Infatti,
originariamente i soldati che venivano addestrati, i soldati mercenari che venivano mandati dal Maharaja di Mayur Banji a difendere i confini della regione, durante i periodi di pace dovevano mantenersi in allenamento. E è proprio da questo allenamento che lo stile di danza Mayur Banji Chao deriverebbe. Ci sono altri significati attribuiti alla parola Chao, e specialmente c'è il significato di ombra. In questo caso verrebbe, la parola Chao verrebbe derivata dal termine Chaya, che significa appunto ombra. Questo significato è adottato soprattutto in Serai Kela. Infatti, la danza Chao non è diffusa soltanto in Mayur Banji, ma anche nel distretto limitrofo di Serai Kela, che dopo la divisione degli stati venne a trovarsi nel Bihar, cioè nella regione subito confinante con l'Orissa. Ora, siccome la danza Chao da questi inizi, in cui appunto era un allenamento per mantenere i soldati pronti per la battaglia, da questo allenamento si sviluppò gradualmente fino a divenire uno stile di danza. Ora questo sviluppo è stato possibile per la protezione che questa danza ricevette dalle famiglie reali, sia di Mayur Banji sia di Serai Kela. Pur avendo un'origine comune, i due stili ora differiscono alquanto. Una delle cause di questa differenza è il fatto che la danza Serai Kela, la Serai Kela Chao, ha la maschera sul viso, mentre il danzatore di Mayur Banji Chao non la indossa. Questo naturalmente sviluppò dei brani completamente diversi, perché la maschera non permetteva di respirare completamente e anche la visibilità dello spazio intorno al danzatore era limitato. Quindi, mentre la Serai Kela ha sviluppato un tipo di stile che è più suggestivo, lirico, poetico, la Mayur Banji Chao ha ritenuto completamente il vigore di origine, e infatti occupa tutto lo spazio intorno e fa uso di salti, di elevazioni di gambe, di movimenti molto virili del busto. E usa ancora, durante l'allenamento, la spada nella mano destra e lo scudo nella mano sinistra. Ora, questa caratteristica così vigorosa e dinamica dello stile è quello che rende questa danza così attraente, interessante. E questa danza viene soprattutto usata durante il festival di Chaitra Parva, che è un festival che si svolge ogni anno alla fine dell'anno, che per l'Orissa è verso la metà di aprile, durante i 3 giorni appunto di fine dell'anno. E durante il Chaitra Parva, tutte e 3 le sere, in Baripada, che è la capitale del distretto di Mayur Banji, questa danza viene mostrata a un pubblico che per vederla viene da tutti i villaggi limitrofi. Questa è un'usanza appunto che risale ancora al tempo dei Maharaja, ed era appunto per preparare il Chaitra Parva che 2 gruppi venivano allenati durante tutto l'anno, il Dakkin Sai e l'Uttar Sai. E significa nord e sud. Questi 2 gruppi erano sotto la protezione uno del Maharaja e uno della regina. E in questo modo lo spirito competitivo rimaneva in vigore e ognuno dei 2 gruppi cercava di fare del suo meglio durante appunto il festival di Chaitra Parva. Durante la fine del secolo scorso e l'inizio di questo, molti brani sono stati aggiunti al repertorio originario, che, come dicevo, era soprattutto un esercizio per mantenere i soldati pronti per la battaglia,
questi brani sono in questi brani soprattutto temi mitologici dal Mahabharata sono stati utilizzati. L'accompagnamento musicale consiste in tre tipi di tamburo. Un tamburo chiamato dhol, che è il tamburo principale, suonato con tutte e due le mani, un tamburo orizzontale. Il chacchadi, che è un tamburo suonato dall'alto con due bacchette. E il damsa, che è un tamburo molto grosso, suonato con delle bacchette molto grosse, che dà il suono, il ritmo di base. L'accompagnamento melodico è dato da uno strumento chiamato mahuri, che è una specie di clarinetto tipico della regione dell'Orissa. Ora, la danza chao ha delle caratteristiche che la distinguono dagli altri stili di danza indiano, soprattutto perché appunto è molto elevata nell'aria, cioè usa molto le elevazioni di gambe e i salti, le piroette, molto acrobatica, mentre gli altri stili di danza indiana in generale sono molto attaccati al terreno. Questo appunto deriva dal fatto che il corpo del guerriero doveva essere molto agile e per allenarsi a diventare elastico, agile, utilizzava questi tipi di movimenti. Vorrei mostrare alcuni passi fondamentali di questa danza. E ai passi fondamentali sono stati attribuiti dei nomi che richiamano alcune azioni svolte dalla casalinga ogni giorno. La cosa interessante da notare è che mentre le azioni che vengono svolte dalla casalinga e con le mani, il danzatore Chao per mostrarle utilizza il movimento delle gambe. Ora ho la fortuna di avere con me il mio guru, l'insegnante che è all'Utkal Sangita Mahavidyalaya di Bhubaneswar. Il suo nome è Guru Sri Hari Naik e vorrei chiedere a lui di dimostrare alcuni passi fondamentali. I passi fondamentali sono divisi in due categorie. Le prime sono le topka e i secondi sono gli upli. Le topka si riferiscono soprattutto al movimento della parte superiore del corpo, in relazione al movimento delle gambe, con tutte le possibilità di utilizzo della parte superiore del corpo, mentre gli upli si baseranno soprattutto sulle variazioni dell'uso del movimento delle gambe. La topka fondamentale si chiama Sada Topka. Il ballerino nella mano destra simula di impugnare la spada e nella mano sinistra lo scudo. Ora Guruji vi mostrerà alcuni di questi passi fondamentali e man mano che li mostra vi dirò il nome. Apro ancora un po'. Se dramma, sì. Questa è la posizione di base che si chiama Dharana. Questo è il primo passo che si chiama Sada Topka, in cui appunto il movimento del busto non viene utilizzato. Il secondo passo è Lahara.
in cui il movimento del busto, lahara significa tremolio. Il movimento del busto si muoverà leggermente a spirale, mentre il movimento delle gambe rimane lo stesso. Dopo l'ahara, il terzo passo fondamentale è duba. E che in duba significa nascondersi sotto l'acqua e affiorare dall'acqua. Ecco, qui c'è un altro modo di utilizzare il busto e c'è questo simulare di andare sott'acqua per poi emergere di nuovo, da qui il nome duba. Il prossimo passo è mura, in cui il movimento appena iniziato e accennato in lahara è sviluppato ancora di più e quindi il busto si muove completamente a spirale, avendo una torsione rispetto alle gambe.